Allora, siamo qui con il dottor Daniele Massacesi, nella veste appunto di medico di medicina generale, e trattiamo spesso di voi in questo periodo, anche in virtù del funzionamento, almeno dell'avvio qui a Recanati, come in altri ospedali regionali, dell'ospedale di comunità, dove voi sareste chiamati a svolgere un ruolo, invitati diciamo così, a svolgere un ruolo diciamo così diretto nell'assistenza dei ricoverati nei cosiddetti posti letto per cure intermedie. Ma io vorrei aprire questa breve conversazione con il dottor Daniele Massacesi riferendomi a un fatto di cronaca molto brutto, cioè un bambino di 6 anni affetto, sì è vero, di leucemia, ma su cui si è poi accavallata, sommata una patologia da morbillo, non ce l'ha fatta ed è morto, anche perché i fratellini, per volontà dei genitori, non erano stati vaccinati al morbillo e lui, già creatura debole, ha contratto questo virus. Ecco, ma è possibile che ancora dobbiamo trattare di la scientifica è unanime o comunque è dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a tutta appunto la comunità scientifica unanime nel dire che i vaccini sono utili, indispensabili per prevenire patologie gravi, e dobbiamo invece ancora correre dietro a quei pochi elementi che vogliono confondere ancora le idee all'opinione pubblica. Saluto gli ascoltatori, ringrazio sempre Asterio per questa sua attenzione verso la medicina generale, verso i medici di medicina generale, verso di noi reganatesi, che sembra come in un periodo medievale, no? Alcuni medici di medicina generale sono rimasti al fortino, no? Per difendere quelli che sono gli interessi. Ci sentiamo un po', no? Ghibellini, in un mondo guelfo dove c'è un papa che regna e quindi c'è qualcuno che ancora cerca di mantenere alto, no? Lo spirito, quello che i cittadini reganatesi hanno sempre avuto, di essere sempre attenti, avanti con i tempi e di poter fornire alla città e alla popolazione che vive all'interno del territorio assistenze e servizi che siano adeguati a quello che è la cultura, la civiltà e anche il potere economico di questa città. Non ci dimentichiamo che sicuramente sia dal punto di vista culturale che industriale Recanati è una delle città più importanti della regione Marche, e credo che nel centro Italia, in Italia e anche all'estero, il nome Recanati a volte sia più conosciuto dello stesso nome della provincia oppure di altre province che, pur avendo grande valore culturale e storico in Italia, magari forse sono meno note a tante persone rispetto a quello che è Recanati. Ma non è un vantare campanilismo, è semplicemente un'attenzione verso il territorio e verso chi ancora crede nel territorio come Radio R, insomma. Quindi questo qui è semplicemente un saluto e un ringraziamento. Grazie. Per ciò che riguarda la situazione, specialmente quello che si è verificato, io ho visto ieri attraverso le reti televisive questa purtroppo disgrazia che è accaduta, dove un bambino affetto da una importante malattia, almeno dai giornali compariva che era una forma leucemica. Fra le altre cose, mi sembra di aver ascoltato il giornalista che parlava della possibilità in queste forme leucemiche di avere un risultato completo a guarigione nell'85% dei casi. Purtroppo nel corso della malattia questo bambino è incappato in una brutta infezione, e questa infezione era scatenata da un virus che in una persona che dal punto di vista immunologico è in buona salute in genere riesce a superare in maniera abbastanza indenne, non sempre indenne come a volte tutti credono. Quindi questo bambino affetto dalla malattia dal morbillo, trovandosi in una situazione immunologica particolarmente compromessa, le complicazioni in seguito alla malattia sono state talmente gravi che poi l'ha portato al decesso. Queste sono notizie che io ho ricevuto dai giornali e dalla televisione, e questo mi rammarica non poco. Mi rammarica non poco perché io ho sempre ritenuto particolarmente utile in un momento storico come questo, dove a monte di quello che è una situazione generale siamo tutti acculturati su quelle che sono possibilità dal punto di vista sanitario di poter controllare alcune malattie. Alcune malattie addirittura attraverso l'introduzione di vaccini sono state debellate. Io ricordo come in
Da piccolino sono stato vaccinato per il vaiolo. Attualmente la vaccinazione antivaiolosa è stata, sì, è stata, diciamo, non si fa più a livello mondiale perché non ci sono più stati casi di vaiolo, almeno al mondo. Sembra che ci siano alcuni ceppi di vaiolo in alcuni laboratori chimici per poter eventualmente riprendere in mano la situazione, malauguratamente si verificasse qualche cosa di grave, però il vaiolo è stato debellato. Io ricordo come alcuni miei coetanei sono stati colpiti giovanissimi, parlo degli anni 60, 61, 62, 63, dalla poliomielite. Poliomielite era una malattia che si manifestava dal punto di vista clinico con febbricola, modesta alterazione gastrointestinale e dal giorno dopo rimaneva una paralisi che poi rimaneva per tutta la vita. E attraverso la vaccinazione antipolio riusciamo a controllare questa malattia. Ci sono ancora pochissimi casi in Italia di poliomielite, però ecco, in ogni caso abbiamo, come si dice, controllato questa malattia e quelle che erano vicende drammatiche che si potevano vivere all'interno delle famiglie, purtroppo da qualche parte rarissimamente accade, però non accade più e le comunità sono di fatto ormai immuni da questa malattia. Altre malattie sono state particolarmente fatali. Io ricordo come quando i nostri esploratori sono entrati in Brasile, fra le malattie che sono state causa di morte per gli indigeni che erano nella foresta amazzonica, il morbillo è stata fra le maggiori cause di decesso della popolazione che viveva indigena nelle foreste tropicali. Perché dal punto di vista immunologico non avevano questa sorta di possibilità di difendersi da questo virus che per determinate popolazioni è stato addirittura fatale. Quindi la storia della medicina a volte dà delle informazioni che possono essere utili anche per ciò che riguarda le comunità attuali. La vaccinazione antimorbillosa è una vaccinazione che di solito non crea grossi problemi, però come qualsiasi atto medico, la possibilità che possano insorgere delle problematiche, questo esiste, ma a volte sono problematiche che non sono poi da imputare tanto al vaccino, ma a volte a coincidenze, alla situazione clinica della persona che in quel momento fa il vaccino, perché se dal punto di vista immunologico la situazione è ottima, sicuramente i rischi che possano esserci problemi sono pressoché assenti, però malauguratamente uno può affrontare dei problemi che forse dal punto di vista clinico in quel momento non erano stati così evidenziati, per cui anche una vaccinazione può creare dei problemi. In genere i virus che vengono utilizzati non è più il virus vivo attenuato, ma sono dei virus che sono ricostruiti in laboratorio, quindi dal punto di vista rischio di malattia è particolarmente ridotto. Possono esserci a volte delle forme che possono essere manifeste con un po' di febbre, a volte possono anche avere manifestazioni un pochettino più impegnative, quindi quello che è la sintomatologia classica del morbillo, febbre elevata, comparsa di esantema, tosse insistente secca, lacrimazione degli occhi, starnuti, a volte potrebbe essere presente a distanza di 1 o 2 settimane dalla vaccinazione. Quindi a volte esistono delle problematiche, qualsiasi atto medico non è immune da eventuali problematiche, anche non so, la banale medicazione di una ferita, se a volte non è fatta in maniera corretta, può creare un'infezione e uno stato settico che può creare problemi all'individuo, specialmente se l'individuo in quel momento non è in ottime condizioni di salute. Un'aspirina, noi purtroppo a volte le allergie sono diventate in questo momento particolarmente sotto attenzione perché l'utilizzo di farmaci è sempre più diffuso, quindi si sviluppano più facilmente, cioè casi di allergia sempre più, a volte non dico frequente, però siamo sempre più informati. Per ciò che riguarda la situazione di questo caso specifico, io intanto da medico in questo momento a titolo personale, questa è una mia idea che mi sono fatto, credo che a volte i giornali siano un po' impietosi nei confronti dei familiari, i quali a volte è vero, mal consigliati, possono avere degli atteggiamenti che dal punto di vista sanitario forse in maniera inconsapevole, qualcuno utilizza più che inconsapevole, incosciente, a volte magari utilizzano un sistema e un trattamento che qualche volta potrebbe essere più o meno condiviso dalla medicina tradizionale, l'omeopatia nel trattamento delle cure, specialmente nelle forme infiammatorie o nelle prime influenze dei bambini, specialmente nei primi mesi di vita o nei primi anni di vita.
A volte possono venire incontro a quello che è il trattare la malattia stessa. È vero anche che a volte nella medicina tradizionale, da parte di noi medici, qui faccio un mea culpa, l'utilizzo di antibiotici a volte è utilizzato forse più di quello che serve, però questo non ci deve distogliere dall'attenzione che ci sono delle cose che in fondo hanno modificato la storia della medicina. Tornando al discorso del caso specifico, io sarei un po' così prudente nei confronti degli stessi giornalisti. Facendo una piccola attenzione, noi viviamo questa situazione da esterni e quindi la viviamo forse in maniera diretta e forse ci sentiamo a volte più o meno condividendo il vaccino, no? Di puntare il dito contro chi in maniera irresponsabile ha creato questa situazione. È freschissima purtroppo il dramma che è stato vissuto da un bambino nella nostra regione che per una otite esterna poi è deceduto, quindi ricoverato al Salesi, purtroppo non c'è stato più niente da fare, quindi scegliere cure alternative e a volte dare fiducia a persone che in qualche modo praticano sistemi diversi dalla tradizionale può essere a volte fatale. Però credo che i familiari possano essere anche loro vittime di questa situazione. Tornando al discorso dell'utilità della vaccinazione, non ci sono assolutamente dubbi. La vaccinazione ci risolve e abbatte in maniera importante, non so se uno su 100 milioni i casi che si riducono facendo la vaccinazione. Posso essere un po' inesatto sui numeri, però per dare proprio l'idea di quanto è importante la vaccinazione stessa. È vero che possono verificarsi delle situazioni che a volte possono essere poco prevedibili, però in ogni caso sono sempre trattabili. E a volte, quando si manifestano problematiche legate alla vaccinazione, in genere nel 99,99% dei casi sono in maniera molto più lieve rispetto a quello che potrebbe capitare con la malattia stessa. E quindi credo che cerchiamo di essere semplicemente come si dice, commossi nei confronti di quello che è il sentimento che provano i genitori, né tantomeno di essere commiserevoli nei confronti di chi subisce questo tipo di problematica. Però a volte succede proprio questo, che nella fiducia di quello che è la gestione della sanità della persona possono interferire diversi elementi e a volte potremmo essere trasportati ad avere un atteggiamento rispetto a un altro, magari avendo ottenuto in precedenza dei successi che magari nella medicina tradizionale uno immediatamente non aveva visto. Faccio esempi banali, no? A volte può capitare che delle forme di infezioni, banali forme febbrili, possano in qualche modo a distanza di qualche giorno risolversi spontaneamente. Oppure magari utilizzare troppo precocemente l'antibiotico, specialmente se si tratta di una virosi, spesso capita, ci sono degli antibiotici che possono essere utilizzati solo per brevissimo tempo, per cui tu inizi subito l'antibiotico quando compare febbre e dopo 3 giorni, che è il tempo medio di durata di una virosi, continui o finisci l'antibiotico e la febbre ancora continua, quindi pensi che in fondo quell'antibiotico non ha funzionato, quando la malattia poi probabilmente si sarebbe risolta da sola. Quindi avere una gestione importante e attenta della malattia e la possibilità della famiglia di poter avere persone che nel territorio sono a disposizione, c'è il medico di medicina generale, c'è il pediatra, ci sono tutti i servizi sanitari che, nonostante la situazione attuale di particolare ingolfamento delle strutture sanitarie, è sempre presente, ritengo che sia particolarmente in Italia particolarmente attenta alla cura e alla prevenzione nel territorio. E essere, t'ho detto, commiserevoli con la famiglia, no, ma cercare di capire quelle che a volte sono situazioni che possono capitare. Poteva anche capitare, e qui faccio un po' l'avvocato del diavolo, non contro i giornalisti, ma proprio per parlare di questo, che a volte in seguito a trattamenti di malattie importanti, dove a volte nelle forme leucemiche bisogna, come si dice, i trattamenti agiscono anche su quello che è un po' la possibilità dell'individuo di difendersi da solo, cioè sulla sua capacità dal punto di vista immunologico di avere anticorpi per difendersi. A volte la malattia va anche trattata attraverso un abbattimento di quelli che sono alcuni elementi di difesa dell'organismo stesso, per portare poi al risultato finale che potrebbe essere, non so, il trapianto di midollo oppure altri tipi di provvedimenti che possono essere fatti in certe malattie neoplastiche. Però è anche vero che quando si è colpiti da certe malattie, anche la banale influenza potrebbe diventare l'elemento fatale che può comportare
in fase acuta può comportare un aggravamento di quello che è la situazione clinica. Quindi, per concludere il discorso sulle vaccinazioni, le vaccinazioni sono particolarmente utili. Ricordo che è possibile trovare la vaccinazione antimorbillosa in tutte le farmacie, che il nostro ufficio delle vaccinazioni è aperto regolarmente tutti i giorni a Civitanova e 2 giorni a settimana a Recanati. Ricordo che la vaccinazione antimorbillosa, quella che è più facilmente reperibile, è combinata con l'antimorbillosa e l'antirosolia, e che anche ammettendo che qualcuno abbia già avuto il morbillo, nel dubbio, oppure abbia già avuto la rosolia, ripetere la vaccinazione, anche se esiste un quadro immunologico, non modifica il quadro immunologico del paziente, è come per dire una sorta di rinnovamento per le difese immunitarie, quindi non succede niente se uno dovesse ripetere la vaccinazione, e anche se è trivalente, cioè morbillo, rosolia, parotite, anche se uno magari non ha avuto il morbillo ma ha avuto rosolia e parotite, averla combinata sicuramente non va a modificare le difese immunologiche né tantomeno va ad aumentare i rischi della vaccinazione. Quindi io ritengo che sia particolarmente importante seguire quelle che sono norme e consigli che vengono comunemente dati dal medico, dal pediatra, che crede in maniera capillare e segua e anche, almeno per ciò che riguarda il nostro territorio, ma penso anche per gli altri territori, anche in maniera molto competente la salute dei nostri giovani. Benissimo, molto chiaro Daniele, nelle tue esposizioni come al solito. Io vorrei farti altre due domande. La prima è questa: come mai a distanza di mesi il quadro, diciamo, organizzativo dell'ospedale di comunità è rimasto tale quale, cioè i medici che avevano aderito all'inizio sono rimasti gli stessi, ci sono altri medici di medicina generale che hanno nel frattempo ripensato la loro posizione di non collaborare a questo progetto e quindi sono rimasti nei loro ambulatori e non vanno in ospedale, sono magari a visitare il loro paziente qualora venisse ricoverato. Ecco, intanto questa domanda. L'altra domanda, poi parleremo della cartella elettronica perché sono curioso di sapere come funziona. Allora, intanto io ho sempre sostenuto che il futuro sicuramente si avvicina molto a quello che potrebbe essere un progetto ospedale di comunità. E quindi io personalmente vedo con ammirazione i medici che hanno aderito a questo progetto, che è innovativo. Fermo restando che da parte mia, e la critica che a suo tempo avevo fatto, era che la competenza del medico di medicina generale è una competenza che riguarda un po' tutto quello che è lo stato di salute dell'individuo. E quindi a volte la nostra attività si impegna a trattare l'individuo nel contesto sanitario e sociale. Quindi noi abbiamo competenza su quello che è la situazione clinica. Faccio degli esempi semplici per intenderci, no? Io per esempio so che nel momento in cui arriva una persona con tosse e febbre, io lo visito e valuto la sua situazione clinica. Se la situazione clinica mi mette in condizione di pensare che ci possa essere un processo infiammatorio importante, una polmonite a livello respiratorio, metto in atto quelle che sono, dal punto di vista clinico, no, metodiche che mi permettono di trattarlo. Però questa situazione varia in relazione a quello che è la situazione del paziente che ho davanti. Una broncopolmonite in una persona di 90 anni è diversa da una broncopolmonite in una persona di 30 anni che magari vive nell'ambito familiare. Perché a volte la persona di 90 anni, nel momento in cui è affetto da una malattia del genere, perde l'autonomia. Allora io, medico di medicina generale, so quando questo individuo deve essere ricoverato, so quando questo individuo deve andare in ospedale. Attualmente la possibilità di accedere direttamente all'ospedale mi è preclusa. Io non posso più ricoverare il paziente direttamente. Deve passare attraverso il medico di pronto soccorso, che sicuramente è competente quanto me, e che possa in qualche modo avere a disposizione anche elementi clinici per stabilire se quello che era la mia supposizione diagnostica, cioè l'ipotesi che ci fosse una polmonite, viene confermata dalla radiografia o dagli esami strumentali successivi. Però forse lui conosce meno la situazione sociale. Allora intanto credo che l'impegno da parte della Regione e del Presidente deve essere quello che il medico di medicina generale si deve riappropriare della propria professione. Deve essere lui in grado di accedere direttamente alla struttura ospedaliera e nello stesso tempo di avere la possibilità di avere la consulenza specialistica immediata, non dopo 3 giorni, perché questo mi permette di capire se la persona va ricoverata e dove va ricoverata,
perché io conosco, oppure ho la vanità, ho la presunzione di conoscere la condizione clinica, ma la condizione sociale. E questo cambia in relazione a quello che sarà il risultato finale, la guarigione, i tempi di guarigione del paziente stesso e quando questo potrà essere rimesso nella società, nel mondo del lavoro, oppure a riprendere la sua normale vita. E questo ci è precluso, e questo è un grande errore. Fra le altre cose, noi carichiamo in questo modo il pronto soccorso in maniera incredibile. E quindi sorgono tutte quelle che sono le criticità, la situazione di difficoltà di colloquio con i medici del pronto soccorso, perché loro sono carichi. Noi da quest'altra parte abbiamo bisogno di poter usufruire del servizio solo attraverso loro. E quindi noi non facciamo altro che fare un lavoro che poi verrà ripetuto dal medico del pronto soccorso, che forse ha una conoscenza sanitaria sicuramente pari alla mia, ha più mezzi diagnostici per fare diagnosi, ma dal punto di vista sociale la mia conoscenza sicuramente è superiore alla sua. E siccome sanitaria e sociale non viaggiano mai su binari diversi, ma viaggiano sullo stesso binario, è importante. Quando io scrivo urgente, urgente significa urgente, non urgente dopo tre giorni. L'urgenza dopo tre giorni non è ragionevole. Se io penso di fare un'ecografia perché sospetto che ci sia una situazione particolare, non posso sempre fare la telefonata al radiologo oppure pensare che il radiologo sia disponibile per farmi fare una diagnosi ed escludere che ci possa essere un problema importante che va trattato nell'immediato. Una patologia cardiaca, se è urgente, se io invio al pronto soccorso per un elettrocardiogramma urgente o per un dolore toracico, questo mi deve essere fatto subito. Non può essere fatto o procrastinato a distanza di qualche ora. Se poi io in maniera irresponsabile, dal punto di vista professionale, non sono adeguato, mi devono richiamare, perché faccio una professione e se la mia professione, oppure non sono più in grado di, dal punto di vista professionale, stare al passo con i tempi, mi mandassero a fare un corso d'aggiornamento adeguato. Creino la situazione per cui io a un certo punto, ho la possibilità di poter, come si dice, aggiornarmi per essere adeguato. Mi richiamano per la farmaceutica, perché non mi richiamano pure per questo? Però io devo avere accesso diretto. Presidente, lei si è assunto anche l'onore e l'onere di salvaguardare la salute nelle Marche. Nelle Marche esistono 1.500.000 abitanti circa, esistono circa 110.000 medici di medicina generale. Lei pensi quale potenzialità? Lei sta riducendo la potenzialità, non per sua responsabilità, perché è una cosa che ha trovato in precedenza. Lei sta riducendo la potenzialità del servizio del medico di medicina generale applicando questa normativa che prevede che tutto sia deciso dal medico del pronto soccorso. Noi abbiamo grande rispetto dei medici del pronto soccorso, del punto di primo intervento. Sappiamo che sono operati di lavoro e a volte li ammiriamo per tutto quello che riescono a fare con scarsa possibilità di avere strumenti e personale a disposizione. Però lei si serva dei medici di medicina generale, perché i medici di medicina generale hanno competenza e capacità per decidere se un individuo va ricoverato in ortopedia, se va ricoverato in pneumologia, se va ricoverato in cardiologia o in neurologia. Ritorniamo a fare i medici come abbiamo sempre fatti, forse questo è il sistema per sbloccare i pronto soccorsi. Ecco, questo appello mi è piaciuto perché naturalmente è un appello, ma il fatto che se invece tu hai un paziente ricoverato in ospedale, no, e tu vai a visitare, tu hai la possibilità di accedere subito ha delle diagnosi tipo una radiografia rispetto a quello che prima dicevi, che come medico di medicina generale invece se ho un paziente mi viene in ambulatorio, gli prescrivo un'urgenza, me la fanno dopo tre giorni. Ecco, cioè, invece c'è questa possibilità, c'è una risposta diversa? Allora, io sono un fortunato, parlo per me. Io stamattina ho fatto la richiesta per tre esami radiografici urgenti, su uno c'era una broncopolmonite bilaterale, uno non c'era niente, un altro era una situazione che sicuramente andava controllata per presenza di sangue sull'escreato. In ogni caso ho avuto la risposta in termini immediati, cioè ho fatto la richiesta ma non ho fatto la radiografia. Non so se sono un fortunato io oppure se questa è la norma. La norma prevede che qualunque richiesta fatta dal medico di medicina generale dove c'è scritto urgente, ci sia la possibilità di tre giorni di tempo per evadere. Quindi io non so se questo che capita a me capita da altre parti.
Io a volte telefono in ospedale, parlo con il radiologo che è presente, dico: c'ho bisogno di fare un'ecografia perché questo signore ha un aspetto che non mi piace, perché c'è una situazione che voglio chiarire. E vedo che i tempi in qualche modo vengono rispettati. Anche urgente, se c'ho bisogno di un'ecografia, mi viene fatta. Però questo non significa che quello che capita a me capiti a tutti. Io parlo della normativa. La normativa prevede i 3 giorni. Io di questi 3 giorni non sono d'accordo. Ci sono molti modi per esprimere in italiano, no, quello che è. L'urgenza e c'è la programmata, c'è la differita, c'è la breve. Allora utilizziamo i termini giusti per le cose giuste. Urgente significa urgente. Poi se è differita, posso essere differita di 3 giorni, 4 giorni, 9 giorni, 10 giorni, 20 giorni, nessun problema. Breve significa non me la fare fra 6 mesi, fammela un po' prima. Però il termine urgente significa urgente. Cioè qualsiasi, se noi prendiamo un vocabolario di italiano e prendiamo il termine urgente, andiamo a leggere il significato di urgente. Urgente significa che è urgente, subito. Essere vogliamo parlare di questa cartella elettronica. Che cos'è? Come potrebbe meglio funzionare? È una raccolta, un cervellone dati? Cos'è? Allora, la cartella elettronica è una cosa che sicuramente è un po' il futuro, no, della sanità, perché noi facciamo, almeno il sistema sanitario nazionale spende tantissimi soldi per poter fornire servizi alla cittadinanza. E quindi fornisce servizi quali esami di laboratorio, no? Le terapie mediche che vengono fatte, tutto quello che è anche la diagnosi, no, di malattia che viene fatta nel momento in cui l'individuo si mette sotto malattia, le consulenze specialistiche, la richiesta di esami ecografici, TAC, risonanza magnetica, che a volte vengono ripetuti, cioè può capitare che dimesso da un ospedale vatte alla pesca perché questo signore è stato ricoverato fuori regione. Ritorna da me con un dolore addominale e io ripeto l'esame ecografico che aveva già fatto magari da un'altra parte. Allora, questa cartella regionale potrebbe essere un modello importante che potremmo attuare e che vedo la Regione Marche sta cercando di praticare, dove noi abbiamo in un cervellone centrale tutti quelli che sono i dati del paziente, no? Quindi la cartella clinica, quindi c'è una storia vecchia, questo paziente è stato operato di appendicite, c'è avuto una frattura dell'anca, c'è avuto un ricovero perché c'è avuto una broncopolmonite, durante il ricovero ha fatto la penicillina, c'è avuto allergia. Quindi sono notizie importanti perché nel momento in cui questo individuo avrà bisogno di un servizio sanitario urgente, perché va a un pronto soccorso, apre la cartella clinica di Massaccesi Daniele e risulta che è allergico all'aspirina, allergico oppure magari in precedenza ha avuto dolori addominali per cui già è stato operato di colecisti, quindi ha delle notizie importanti. E questo verrà fatto da qualcuno che sta gestendo questa cartella, dove tutti in pratica potrebbero accedere a questo computer e ognuno mette un po' del suo, il medico del pronto soccorso mette il suo, io metto il mio. Quindi il principio è correttissimo. Allora, qual è secondo me il problema? È che tutto quanto è gestito in maniera abbastanza, come si dice, un po' farraginosa, un po', cioè si cerca sempre di complicare le cose in maniera impossibile. Allora, al di fuori di quello che è il progetto attuale, che io conosco parzialmente, quindi in questo momento non mi permetto in qualche modo di criticare perché lo conosco parzialmente, però volevo dire, noi siamo forniti di un tesserino sanitario. Tesserino sanitario c'è il codice fiscale e sui nuovi tesserini sanitari c'è il microchip. Sul microchip, quando tu vai in banca col tuo bancomat, dentro c'è scritto quanti soldi hai, quanti ne prelevi. Col tuo bancomat ci puoi caricare il telefono, ci puoi pagare l'acqua, la luce, tantissimi servizi, fare acquisti in internet, cioè ci puoi fare qualsiasi cosa, perché questo microchip magnetico c'è tutto. Allora, in un momento storico come questo, dove di fatto anche la violazione della privacy diventa un elemento importante che a volte crea un ostacolo su questa famosa cartella unica regionale, no? Perché un individuo qualsiasi con volontà di voler accedere a quei dati personali che potrebbero essere utilizzati in mille modi, potrebbe magari forzare, perché adesso ho visto gli hacker, sembra che anche la presidenza degli Stati Uniti sia stata in qualche modo, no, messa in discussione da, come si dice, esperti in informatica. E quindi potresti anche avere questo tipo di rischio per cui che potrebbero scombinare le cartelle cliniche, mettere dei dati che poi potrebbero creare danno all'individuo stesso, no? Perché metti che, adesso facciamo la fantasia che questo non esiste. Mi cancellano che sono allergico alla penicillina, per cui questo potrebbe crearmi un danno, ammettendo che ci sia un errore del computer. Ma se io questo tesserino magnetico che tutti i pazienti hanno
nei loro portafogli, no? Perché adesso ci si può comprare le sigarette, ci si può andare a fare spesa, voglio dire, perché il tesserino magnetico ti serve anche per il bollo della macchina, cioè la tessera sanitaria, serve per tante cose. Microchip, codice fiscale. Allora, sul microchip ci possono andare tante cose. Allora, quando vado a fare la radiografia, risparmiamo pure i soldi del dischetto. Mettiamo nel microchip il dischetto, mettiamo nel microchip l'esame di laboratorio, mettiamo nel microchip la dimissione ospedaliera. Il paziente è titolare dei suoi dati. Titolare dei suoi dati. Ed ogni volta lui è aggiornato, perché è lui che deve fornire il tesserino sanitario per andare a avere la prestazione. Sufficiente metterlo nel mio computer. Fra le altre cose, l'esame di laboratorio che io scrivo non più su carta, quindi risparmieremo pure carta, no? Lo metto sul microchip, automaticamente questo va in laboratorio. Io ho scritto il valore, il laboratorio ce l'ha già, quindi non c'è una seconda persona che deve ritrascrivere i dati. Quando mi daranno i dati, io ce l'ho già i dati numerici nel microchip, che io posso vedere qua, non li devo ritrascrivere da quest'altra parte. Ed è semplicissimo. Ascolta, il tesserino se va perso è normale che il paziente se ne può fare una copia. Voglio dire, come per dire, i miei dati del computer possono essere trasferiti su una sede e poi recuperati dall'altra parte. Quindi ognuno di noi, attraverso i sistemi telematici, ha la possibilità di farsi un archivio. Potrebbe avere a casa, non so come si chiama quella cosa staccata, una memoria, dove mette dentro tutto quanto e poi magari periodicamente l'aggiorna. Lo faccio io con il mio computer, anch'io ho dei dati che, se li perdo, posso avere difficoltà anche in termini lavorativi perché perdo tanti dati. Però il paziente è proprietario di se stesso. Perché vogliamo mettere in mano a Pinco Pallino della società X tutti i dati che poi li utilizzerà lui per cosa? Allora, diamo al paziente quello che è suo. Fra le altre cose, se il sistema sanitario vuole accedere a quelli che sono servizi, mettiamo in rete i medici di medicina generale, che attraverso i loro pazienti possiamo raccogliere tutti i diabetici, e lo faccio con il tesserino magnetico del paziente, tutti quelli che sono le patologie pneumologiche, che sono quelle che da qui a 15 anni probabilmente aumenteranno in maniera importante il numero di ricoveri ospedalieri. Ce l'ho già tutti quanti e ognuno è proprietario dei suoi dati. Quindi, caro Presidente, se vuoi, io ho un ragazzino che fa il secondo anno di informatica, è già in grado di farlo, chiamami che ti faccio vedere cos'è. Anche perché il microchip già ce l'abbiamo, ad esempio, nei nostri banchi. Certo. Oh, no, spero di non aver fatto una pubblicità occulta, ma questo mi è venuto fuori. Il bancomat, ad esempio, oppure nei carte di credito, credo di sì. C'è la memoria del nostro sistema sì. bancaria, no? Io... Se noi vogliamo vediamo quanto è allora, il saldo. Quanto certo, è... io ieri sono andato a comprare un telefonino perché il vecchio non funzionava più. Mi hanno dato una tessera magnetica per cui attraverso questa acquisisco dei punti che poi posso avere degli sconti. Un tesserino magnetico costa un euro, una cosa del genere. Quindi con una minima spesa. E credo, senza che passiamo in mano a Pinco Pallino, che poi alla fine, come si dice, no, sarà tenutario di tanti dati, che ne potrà fare quello che gli pare. Ma anche il medico di medicina generale non occupa buona parte del suo tempo, di una giornata, a trascriversi. Ma lo stessa cosa... La trascrizione può anche commettere. Certo, ma ho la stessa cosa anche gli uffici pubblici, gli ospedali. Pensa quanto tempo risparmiano, perché poi alla fine non ci sarà più la possibilità di errore, perché quando il microchip gira e i dati sono unici, e sono in possesso del paziente, quindi nessun problema di violazione di privacy. Semplice, Presidente. Benissimo, grazie. Grazie a Stereo, saluto gli ascoltatori.